Un saluto a tutti qui da Go Pippo. Innanzitutto iscrivetevi al canale e accendete la campanella, mi raccomando, qui sotto. Allora, questo è un video un po' più particolare perché non è, diciamo, il nostro genere tecnologico, però diciamo che potrebbe essere un esperimento che potrebbe interessare. Infatti, io qualche settimana fa sono andato con Cuore di Cioccolato, che vi lascio il link in descrizione. Andatela a cercare, fa delle ricette eccezionali. E sono andato a cercare i funghi. Purtroppo quest'anno diciamo che è stata un po' di siccità e non c'è stata tanta acqua, diciamo che funghi e robe varie, castagne in montagna non ci sono. Praticamente è stato molto difficile cercare, è stato molto difficile trovare, diciamo che non abbiamo trovato granché. Forse siamo stati anche un po' pochino perché il tempo era quello che era, però diciamo che siamo riusciti a fare il nostro video perché lui voleva fare una ricetta con i funghi, allora siamo andati a cercare. Visto che non abbiamo trovato, io tempo fa mi sono imbattuto in un video proprio su YouTube e vorrei ispirarmi a questo. Praticamente volevo riprodurre i funghi a casa. Diciamo che è un esperimento più che altro che vorrei fare per vedere se veramente questa cosa funziona. Ma andiamo a vedere quali sono le procedure. Ecco, allora ci siamo spostati in cucina. Allora, noi vedremo adesso delle mini clip dove siamo andati con Cuore di Cioccolato a cercare questi benedetti funghi che non ne abbiamo trovati, ma qualcosa ha fatto. Quindi vi lascio solo la clip e vedete dove siamo andati. Oh Andre, c'è un fungo qua ma io non lo riconosco. Tu riconosci? Aspetta che vengo a vedere, perché no, quello secondo me nell'albero è qualcos'altro, però vediamo. Lo guardo su Google Lens, magari mi dice qualcosa. Vedi cos'è? Ah, mi dice lingua di bue. Tu conosci il lingua di bue? Sì, io pensavo fosse, la chiamo lingua di toro forse qua, ma non, io mangio solo i porcini, sai che Ma magari non sono mi buoni. fido, magari si può mangiare. Magari sono buoni. Cotto si mangia tutto, al massimo fai fritto. Allora, io ho trovato qualcosa, ho trovato un funghetto, ma in realtà io non li conosco, quindi dovrei chiamare Andrea e vedere un po', però ce n'è solo uno, quindi. Comunque questo qua. Bene, non abbiamo trovato niente, per adesso abbiamo trovato questi funghi, vediamo se riesco a inquadrarveli qua con questa borsetta. Quelli lì nell'albero, magari vi giro la camera così ve li faccio vedere. Come potete vedere molto belli, ma io queste cose non le mangio perché non so neanche se sono commestibili, sono velenosi. Poi tra l'altro questi qua sul tronco sono nati da poco, mentre gli altri sono già vecchi, sono ammuffiti. Però per adesso niente di buono. Bene, adesso vedremo che cosa ci serve per fare questi funghi, perché li faremo a casa noi. Allora, prima di ogni cosa, prima che la signora qui presente mi ammazzi, prendo un cartone, perché farò un po' di macello. Quindi poi quello che ci serve è paglia. Paglia, io ho cercato questa, in realtà possiamo cercarla dovunque fuori, ma ci serve anche questa. Un'altra cosa che ci serve, ovviamente, sono dei funghi che io ho cercato e poi un contenitore come questo oppure una bottiglia di plastica da 1,5 litro, 2, fate voi. Basta che ci sia una specie di contenitore dove mettere tutta la paglia. Un'altra cosa che ci servirà sarà un frullatore perché noi adesso questi funghi li andremo a frullare. Vediamo come si fa. Allora, prima di ogni cosa dobbiamo riempire una pentola d'acqua, quindi prendere la scatoletta, se no mia moglie mi uccide, e preparare la paglia. Semplicemente andiamola ad aprire.
Perfetto, allora, come ho visto io nel video, bisogna prenderne un po' e sminuzzarla, bisogna tagliarla o cose così. Però visto che questa è già piccola, io direi di metterla direttamente così. La mettiamo in acqua, mettiamone una quantità che possa riempire il contenitore. Fa un profumo che voi non avete idea. Ovviamente io questa qui la utilizzerò per le tartarughe perché adesso andranno in letargo e avranno bisogno di un posto per essere riparate, quindi l'andrò a conservare. Perfetto. Questa qui la prendiamo e la mettiamo dentro, così non la consumiamo neanche un po'. Poi quello che dobbiamo fare è semplicemente accendere il gas. Perfetto, ho acceso il fuoco. Adesso cerchiamo di mettere a mollo tutta la paglia e lasciamolo andare in ebollizione. Nel frattempo che va in ebollizione, noi andiamo a preparare i funghi. Quindi prendiamo tutti questi funghetti, li tagliamo praticamente a scorze piccole, li versiamo qua dentro. E qui dentro dobbiamo semplicemente versarci un po' d'acqua. Così da formare una specie di pappetta che vi faccio vedere. Adesso andiamo e frulliamo. Perfetto, una volta frullato, noi dovremmo avere più o meno, andiamo a prendere un cucchiaio, noi dobbiamo avere più o meno questa consistenza. Ok? Abbiamo questa consistenza e quindi è pronto. Ah, mi raccomando, metteteci un coperchio, ogni tanto girate così la paglia si sterilizzerà tutta. Questo procedimento l'ho trovato su un video che ha fatto l'Arca delle Idee, vi lascio il link in descrizione, quindi se volete andare a vedere il video lo potete trovare anche lì. Esattamente diciamo più o meno come l'ha fatto lui. Adesso aspettiamo 30 minuti in modo che si rinfreschi l'acqua, così possiamo riempire il contenitore. Ecco, dopo aver aspettato più o meno un'oretta perché è dovuto raffreddarsi, abbiamo questo risultato, abbiamo scolato la paglia e abbiamo questo risultato. Quindi noi semplicemente dobbiamo prendere il composto che abbiamo fatto in precedenza con i funghi macinati con un po' d'acqua e andarlo a versare dentro, quindi fare una cosa del genere. Farà un po' schifo, ma lo facciamo. Quindi dobbiamo semplicemente andare ad amalgamare tutta questa roba. Quindi fare una roba del genere. Perfetto, una volta amalgamato dobbiamo prendere tutta la paglia e andarla praticamente a pressare qua. Dobbiamo prendere tutto il composto, adesso è tutta bella che è attaccata, ma io la prenderò tutta, la travaserò qua dentro e andiamo a pressare. Prendo tutto quello che è rimasto, scolando bene, e metterò tutto qua dentro. E dobbiamo pressare bene bene bene, così da avere tutta questa paglia bella umida, mantenere in modo che mantenga tutta l'umidità e aver ottenuto una cosa del genere, quindi una paglia bella pressata con dentro il composto dei funghi. Non ci resta far altro che andare a coprire con un cellophane, un nylon, va benissimo anche una pellicola, andare a coprirlo. Adesso andiamo a coprire tutto con il nylon c'è la pellicola qui, andiamo a fare un bel giro e così possiamo semplicemente rompere e chiudere bene. In un prossimo video sicuramente vedremo quale sarà il risultato e magari vediamo fra qualche settimana, io comunque vi terrò aggiornati. Ultima cosa, tenere questo composto a una temperatura di 22-28 gradi
non con i raggi diretti del sole, così da mantenere un grado di umidità eccellente. Speriamo che esca qualcosa, ma lo vedremo ben presto. Bene, allora non ci resta che aspettare il risultato e vedere se questa cosa funziona, anche perché sarebbe molto interessante fare i funghi a casa. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi raccomando andate sul cuore di cioccolato, sul canale suo, che fa tantissime ricette. Questa è mia moglie. Vi avevo detto che facevo il video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, e lasciate un mi piace e accendete la campanella. Mi raccomando, importante la campanella. Quindi nei prossimi video vedremo se questa cosa ha funzionato. Quindi farò un video fra un paio di settimane e vediamo se è successo qualcosa in base ai consigli che mi sono stati dati. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e ciao!